Come te la passi? Non sapevo che il giardinaggio facesse parte della resistenza. Ti seguo. Si apre la caccia al vice. Non sta a noi giudicare. Stanotte inizia la purificazione. Portalo sotto le acque. Cancello dell'Eden. No, questo no. Questo non è puro. Con la purificazione? No. Devi amarli tutti, John. Il peccato non deve impedirtelo. Portamelo qui. Nonostante tutte le tue azioni, puoi ancora essere salvato. Non sei qui per caso o per errore. Ti trovi qui per la grazia di Dio. Ti è stato fatto un dono. Adesso dobbiamo solo capire se lo saprai accettare. Oppure se lo rifiuterai. Deve raggiungere la redenzione. O il cancello dell'Eden sarà chiuso per te, John. Sì, Joseph. Tu confesserai ogni singolo peccato che hai commesso, per quanto piccolo, per quanto trascurabile, te lo farò sputare. Poi vedremo se sei degno o no.
Se confessiamo subito non ci fanno niente, vero? No, è solo peggio. Perché? Perché una confessione senza dolore non è valida. Dovrai urlare il tuo peccato per poi indossarlo sulla carne finché John non te lo strapperà. Non è stupendo? Maledetti Edeniti. Farai loro grazia. Resta con me. Non ho fatto tutto questo per perderti. Questa parte, dice. Salve. Qualcuno mi porti un whisky e delle infermiere. Sii forte e coraggioso. Non avere paura. Non vivere nel terrore per colpa loro. Perché il Signore Dio tuo è con te. Non ti abbandonerà e non ti dimenticherà. Egli libera e salva e opera segni e prodigi in cielo e in terra. I seguaci della setta hanno paura ormai. Vieni, ho un piano.
Non arriveranno a quel bunker. Ho capito che era un problema quando non riuscivamo a raggiungerti. Meno male che il Signore mi ha indicato la via. Abbiamo recuperato te, ma c'è altra gente che ha bisogno di noi. La setta sta spostando il resto dei prigionieri più in là. Hanno anche Merle. Non c'è tempo. Prendi quello che puoi e andiamo. Chiamo qualcuno dei nostri. Ne avremo bisogno se vogliamo avere qualche speranza. Speriamo che non ci sia. Solidarietà al povero fa un prestito al Signore. Dobbiamo raggiungerlo! Non possiamo abbandonare! Copritemi! Bene! 19-17. Come è possibile che al mondo ci sia qui appunto? Non si della fame. Come possono i politici classici del mondiale decidere cosa può e non può offendere un contadino che non arriva alla fine del mese? Essere spacciato. Vice, abbiamo mandato un elicottero a riprenderti. Resisti finché non arriva. Guardate, un bengala! Gli altri edeniti saranno qui a momenti! La setta sta mandando rinforzi! Facendo delle mutande.
ci tocca combattere. Ci portano via con la forza, Beach. So che stai cercando la tua amica. L'intera comunità di False Hand ha bisogno del nostro aiuto. Appena saremo forti abbastanza, libereremo ogni singolo prigioniero, te lo prometto. Hai fatto uscirne lì? Se Ledes Gate non ti aveva preso sul serio, ora sarà costretto a fare. Hai fatto pompare sangue. Presto quella scritta gigante sulle colline non conterà più niente. Solo tu potevi salvare False Hand così. Jerome ci ha chiamato per accertarsi. Che fossi arrivato? Iperprotettivo, direi. Fai badare a te stesso. Tra te e Merle, non so chi sia più duro da uccidere. Quando vuoi. Adesso si gioca!
smettila di fare lo spaccone! Ok, salgo! È da questa parte! L'inferno mi sta aspettando! Accidenti! Devono essersene andati con Death Wish. Pessima notizia. È sopra un M60. Dobbiamo recuperarlo prima che la setta la usi per trasformare il mondo in un colabrodo. Quella bestia beve più di me. Se abbiamo culo, gli Edeniti staranno facendo rifornimento. Vai al benzinaio Golden Valley. È il più vicino. Finalmente abbiamo un'officina affidabile a disposizione. Dobbiamo iniziare a pattugliare le strade.